Non nella nostra città, uno slogan chiaro che parte dalle scelte considerate scellerate sul verde urbano, ma che ingloba anche la gestione delle strade e l'abbandono delle periferie. Questi temi che saranno oggetto di partecipazione pubblica. L'appuntamento in piazza Sacro Cuore a Pescara sabato 25 marzo a partire dalle ore 11. Sono già più di 50 le adesioni tra le associazioni e i comitati spontanei, rigorosamente apolitici. Ci tiene a rimarcarlo Massimo Palladini. È una risposta necessaria alla politica dell'amministrazione Masci, incalza il presidente della sezione pescaresi di Italia Nostra che pare sorda alle richieste dei cittadini. C'è stato un attacco mediatico perché tra sindaco e rappresentanti della giunta hanno detto l'inverosimile, che il bosco in città è scuro e ci sono le streghe, che negli alberi salgono i topi ed entrano nelle case, delle cose da medioevo veramente. Non capiscono che il futuro, la modernità, non è in un ulteriore cemento al centro della città, ma è nel miglior parco d'Europa, perché questa è la sfida che tutte le città europee stanno facendo, fare i più bei parchi nelle città europee. E uno dei parchi che si potrebbe realizzare è proprio quello previsto nelle aree di risulta. Noi abbiamo fatto una manifestazione, ne avete dato conto, perché quella, l'aspettativa dei cittadini, è del grande parco centrale della città, ma l'attacco è capillare, perché noi abbiamo gli orti urbani che vengono cancellati, piccoli parchi, Fornace Bizzarri o l'8 marzo, che vengono spiantati, parchi già fatti. Pescara merita il rispetto per il verde, da non dimenticare la forte vocazione turistica ma anche commerciale. Per la prima volta associazioni di commercianti, di cittadini residenti si sono uniti su una piattaforma ambientalista, perché capiscono anche loro che il rilancio non può essere il modello vecchio, no, dell'incrementale, altro cemento, altre cose. No, deve essere una trasformazione qualitativa. Ecco perché loro con noi vogliono più verde, vogliono i parchi, vogliono i servizi nei parchi, perché è il contrario di questa oscurità che si evoca. I parchi, basta andare in qualunque città europea, sono i posti dove si va a mangiare, si va a fare spettacoli, si va a fare jogging. Questo vogliamo per Pescara, un rilancio del centro e anche della periferia, perché anche le associazioni di periferia hanno aderito alla nostra manifestazione.